Feltri del Fatto Quotidiano si prepara il TG2. Buongiorno, un po' tutti hanno apprezzato il suo iniziale sforzo di chiedere alla casta, la cosiddetta casta, sacrifici almeno simbolici, poi questo si è un po' diradato nel percorso della manovra, però nel frattempo continuano a uscire notizie e gliene cito solo giusto tre che abbiamo pubblicato noi, per esempio gli enormi regali fiscali alla lobby delle slot machine o i 14 vitalizi assegnati a un blitz notturno qui nel Lazio o ancora le note spese dell'Agenzia del Territorio che risponde al suo ministero e che dovrà gestire l'ammodernamento del catasto e ha speso cose tipo 3.000 euro per uova di struzzo decorate, ecco, poi se vuole ho anche il plico. Ecco, queste notizie, secondo lei, non minano la credibilità di questa nuova fase di austerità e rigore, almeno quanto lo spread e quanto appunto le notizie finanziarie, cioè danno l'impressione forse che in realtà nel Paese niente cambi, mentre a livello di governo tutto è cambiato. Un secondo solo flash che mi è rimasta la curiosità. Grazie. Lei all'inizio ha detto che il pareggio di bilancio è garantito in condizioni normali dall'avanzo primario, ma mi sembra che le condizioni in questo momento siano tutt'altro che normali, quindi volevo capire che margini c'erano. Grazie. Diciamo, ci sono state varie manifestazioni di autocontenimento, no, certissimamente non dovute, ho visto anche non apprezzate, ma non sono state fatte perché fossero apprezzate da parte di membri del governo che si sono assoggettati a una disciplina particolare. Colgo l'occasione per dire che qualcuno ha osservato che avevo preso qui un impegno particolare di trasparenza per quanto riguarda i membri del governo. Lo confermo, il termine è il termine dei 90 giorni prescritto dalla legge per quanto riguarda le dichiarazioni di interessi dei membri del governo. Il termine col quale ho chiesto ai miei ministri, entro il quale ho chiesto ai miei ministri di adempiere alla dichiarazione è quello e non sono ancora decorsi e invece ci siamo autoimposti e quindi a quel termine si vedrà di più di quello che la legge richiede per quanto riguarda la estensione della dichiarazione e il modo di pubblicità. Sono molto interessato a questa cosa delle uova di struzzo decorate sulle quali si porrà la mia attenzione anche perché e credo che l'aspetto della decorazione non sia neanche sostanziale, ma il concetto di uovo di struzzo che mi preoccupa, anche perché la politica dello struzzo non è esattamente quella che intendiamo condurre e stiamo conducendo, quindi questo diventerà diciamo nella fase 1.5 questo diventerà, ma scherzi a parte, la ringrazio di questa segnalazione, come guarderò ciascuno degli altri due casi che lei ha citato e certamente lei ha ragione, mi sembra che siano motivi di grande allarme per l'opinione pubblica, per questo li guarderò. Ilaria Capitani del TG.